schiuccio, fare la testa, fare la gola. Tra uno che continua a dire di no, quell'altro invece che continua a spazzarsi il naso e starnutire, tossire. No. Fighe primavera, allora. Domanda sclero, prima domanda sclero della giornata. Arriva della puntata. Arriva da Marco Savica o Savica. Cancelletto Arena 2 punti. Ciao vecchio. Vai vecchio. Allora, ciao vecchio, non so se intendi come ciao vecchio, un modo di salutare conosciuto, oppure proprio mi stai dicendo del vecchio vecchio. Mi puoi dire come si può fare per arrivare alla tua età ed essere pressoché così sputtanati settimanalmente con una rubrica posticcia? Posticcia, insomma. Perché me la chiami posticcia? Su YouTube, presa ormai di mira da riparare low cost e Gianni Pirola, che ti hanno sgamato secondo me da tempo su Badoo, dove hai messo la tua foto dove indossi l'intimo di tua moglie messo a gattoni su una pelle di leopardo. Non mi sono messo a gattoni davanti a nessuno e non ho portato una pelle di leopardo. Con il morso di cavallo neanche. No, tu mi immagini con il morso di cavallo ai denti? No, ma assolutamente no. È un indigeno che ti cavalca frustandoti. E la Madonna! No, e io non ho mai fatto robe del genere. Non intendo assolutamente neanche quel pensiero. Non posso parlare perché non ho voce, sono di E mi sa che non ti hanno neanche sentito. Mi va bene. Allora, ha detto che mi va bene che non può parlare perché non ha voce. Però a mani, se voleva darmi due sberle me l'avrebbe già dato. Ti ho visto anche su Cam 4. Mi ha visto su Cam 4. Beviamoci su. Ma non mi trovi su. Non mi trovi su Cam 4, ma neanche. Cam. Oh Gesù Madonna. Fanno apostolo, fanno. Andiamo avanti, va. Sì. Io mi segno Marco Savica o Savica. Andiamo avanti con la prossima domanda che arriva da Max Marelli. Cancelletto Arena 2 punti. Ma quanto impegno ci vuole a fare il marito? Basta darsi da fare ogni tanto. Il padre ed amico di Manganello. Allora, io non sono né il padre né amico. Cioè sì, amico sì. Di Manganello, ma Manganello è riparare low cost. E riparare low cost ha detto infatti. E la. Ma dunque, io non sono padre di Manganello, non so perché lui pensa che io sono padre di Manganello. Cioè che poi Manganello giustamente sarebbe riparare low cost, ma è stato definito così perché io ho detto l'altra volta che c'ha il Manganello e la. Vabbè. Ciao Cicciolidoro 75, ci si vede su Badoo. Si è sbagliato? Sì, nettamente, perché su Badoo devi ha mettere. Sbagliato per su. Sì, perché io non sono Cicciolidoro 75 e non sono su Badoo, perché su Badoo ci devi mettere il tuo nome e cognome originali. Come fai a sapere che ci devi mettere il nome e cognome originali? Lo so, perché. Perché ci sei stato. No, è perché. Allora, Badoo è un sito. Ci capiti in sopra, cioè. C'ero arrivata cioè, anch'io. Ecco, tu. Però ci potresti mettere ci capiti anche un nickname. No, no, perché su Badoo ci capiti sopra, no? Perché è un sito. E, no, e non ci puoi capitare sopra, ci devi andare per forza, devi scrivere Badoo. O ti scarichi il programma perché esiste anche il programma. Ah, sai che c'è il programma? Come fai a sapere che c'è il programma? Perché? Mica Max Marelli, io ti inculo! Vuoi prendere appunti anche su Cicciolidoro 75? Sì. Ormai? Ecco. Cicciolidoro 75. Guarda che ho scritto, eh? Sì.
Ok. Allora poi vengo a vedere insieme a te perché secondo me... No, te no, 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 te no. Allora, tutto rugby YT. Checco, vaffanculo. Andiamo già alla sua domanda. Cancelletto Arena 2 punti. Sai che quella ragazza su Badoo l'altra sera era proprio brutta? No, qua posso spiegare. Lasciamo spiegare. Posso spiegare. Spiega. Allora, basta che sia buona come scusa. Ecco, senti tuo figlio. Allora, sempre se una scusa, mi raccomando. Questo, Checco, è un adetto a prendere per il culo me. Lui si sta aggregando con questi qua, sì, poi, per farmi un culo. Sai cosa c'è? Poi chiederò in privato che cos'è vero. Certo. Chiediglielo in privato a quella merda. Chiediglielo in privato che... Se dice due... Madonna santa. Niente, diamo inizio a Arena, che comunque cambia poco da quello che era. Sì, vabbè. Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio di Arena. Partiamo con la prima delle tre domande. E alla prima arriva da Giuggiola. Ti ci mettere pure tu però, per favore. Oh, cancelletto Arena 2 punti. C'è qualche posto in particolare in cui ti piacerebbe andare per fare un viaggio? Sì, e capiterà a breve. Vado a Badoo. No, su Badoo, cazzo dici? Vado a Massa. Niente, andiamo avanti con la prossima domanda, che arriva da già. Nipirola GP, fai da te di Y. Cancelletto Arena 2 punti. 2 punti sdraiati, 2 punti a terra, 2 punti in KO tecnico. Ciao carissimo, volevo sapere con che programma ti fai le intro, perché questa era fantastica. Allora, come programma uso 3D Max. Se dici di quella tutta in sfondo verde, l'ho fatta con 3D Max, tutta la parte tridimensionale, muri e scia che ondeggia, l'acqua sotto, ho fatto tutto con 3D Max, l'animazione altrettanto, e poi effetti di illuminazione, luci, la scritta Panic Gamers, il riflesso, quello l'ho fatto con After Effects, e il rendering finale l'ho fatto con Adobe Premiere. E niente, andiamo avanti. Salutami il manganello Marco. PS, scusa, come fai a sapere che hai il manganellone? Si è sbagliato. Api, è preoccupante questa cosa. Dunque, dai, lo perdoniamo, perché secondo me sto qua si è sbagliato. No, io è difficile perdonarlo. Io so che quando uno è maschio non ha la passerina, c'è il pisellino, no? Allora, quando l'altra volta si è parlato, ho detto no, ma perché lui c'ha il manganellone? E allora, cioè, è chiaro che poi che sia uno o ino, questo non lo so. L'amore che abbiamo io e Marco è un amore platonico, non è un amore sessuale direttamente. Platonico vuol dire che siamo lontani ma ci vogliamo bene. Bestia, è un attimo qua a castrarsi però, cazzo, mi sto facendo una reputazione di merda. Andiamo avanti con la prossima domanda. Una boccata d'aria fresca. Allora, ciao Robo Joker, prossima domanda è di Robo Joker. State in silenzio. No, perché sei brutto? Una domanda seria questa. Una domanda seria. Spera. Lo so, perché comunque ultimamente Robo Joker sta facendo domande serie. Cancelletto Arena 2 punti, come ti vengono le idee per i vari format che proponi? Ah, guarda, non lo so, molte volte mi vengono in mente così a caso, cioè magari penso, rifletto tanto, mi metto lì a pensarci tanto e mi ammazzo perché mi venga l'idea, non me ne viene manco una. Poi a un certo punto penso a qualcosa, mi viene in mente, non lo so, mi vengono a caso le idee, mi vengono a caso, come guardare su Badoo ad esempio, è una cosa che mi viene in mente a caso, cioè così.
sentito. Come ad esempio la serie Sì e No. La serie Sì e No mi è venuta in mente guardando, cioè ricordandomi di una, cioè della, per chi è molto giovane non lo sa, chi ha meno di 14 anni non lo ricorda sicuramente, però chi è al di sopra qualcosa forse se lo ricorda. Io ho fatto riferimento alla corrida di Corrado, che c'era, era un programma che faceva lui quando era ancora in vita, e faceva questo gioco del sì e no, ed era proprio così, cioè uno ascoltava la musica, mentre ascoltava la musica doveva rispondere o sì o no alla domanda, ma la domanda lui ovviamente non l'aveva sentita, e si vincevano anche dei premi grossi come delle automobili, si poteva vincere della roba del genere. Secondo me i vostri contenuti sono molto originali. Beh, originali non lo so, però noi dopo che una persona ha lavorato tutto il giorno, o comunque la maggior parte delle persone si svegliano con un incazzo addosso che tirerebbero delle bombe a mano, almeno che quando guardano i nostri video sanno che possono ridere due minuti. Questo è quello che noi, a cui noi, io, cioè io, Maria, è quello a cui noi miriamo, soprattutto quello di far ridere la gente. Poi se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo, oh, noi ci stiamo provando. Vorrei avere la vostra originalità, ma ce l'hai, tu sei molto originale, cioè tu fai hai dei contenuti nel tuo canale che secondo me sono più, cioè sono sulla, cioè i tuoi sono alla portata di, cioè i tuoi sono seri, diciamo, come contenuti importanti e insegnano qualcosa. I nostri contenuti non insegnano molto, diciamo che tendono più a far passare due minuti di allegria. Intratteniamo, cioè che cazzo intrattieni te? Niente, è un programma di intrattenimento. Ah sì, è un programma di intrattenimento, pensavo che volessi intrattenere qualcosa, cioè, adesso sono anche trattenuto, sono carcerato, spero proprio di no, cioè vabbè. Adesso che Gianni Pirola e quell'altro facciano i coglioni, che poi c'è anche Checco, c'è anche quell'altro ancora, che adesso non mi ricordo il nome, mi vogliono rovinare la reputazione, non... Ah, sì, ok, no, mi stavo già rovinando la reputazione da solo. Volevo dire questo. Oh, ma che cazzo c'hai oggi addosso, cazzo? Che cos'è sta lagna? Fanno ridere, sì, no, ti crediamo, sorvoliamo. Che cazzo c'hai oggi? Sniffiamo, annusiamo. Ma tu hai sniffato parecchio oggi però, sì, ce n'hai dato, sì, c'è da dentro. Sì, quei due grammi in più. La farina bianca prima ho sniffato. Sarà stata farina. Niente ragazzi, noi per quanto riguarda Arena possiamo dire che ci possiamo fermare qui, le domande le abbiamo risposte, abbiamo ancora due in cantiere, aspettiamo le prossime per il nuovo episodio, noi ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video. Sì, alla prossima. Ciccio Lidoro 75 Badu, Cam 4 Cicosola, sì. Ciccio Lidoro 75 su Badu, lo devo ancora sentire. Sono 4, no, Pirola. Pirola, guarda, un giorno, giuro, un giorno te lo faccio conoscere. Quell'altro. Ci becchiamo su Skype, parliamo due chiacchiere, facciamo due chiacchiere su Skype con Gianni Pirola e anche riparare low cost. Facciamo una live insieme, ci facciamo. Facciamo una bella live insieme, così a quei due gliele do tramite Skype, li tiro